A quanto pare MotoGP 23 non ha ancora smesso di regalarci nuove feature di cui non sospettavamo neanche l'esistenza. Uno di voi, infatti, e lo ringrazio tantissimo, mi ha segnalato sotto uno degli ultimi video la presenza su YouTube di un gameplay con bandiera rossa, una cosa che nei giochi di MotoGP io credo non ci sia mai stata e in MotoGP 23 verrà implementata. Quest'oggi quindi andremo ad analizzare e a vedere insieme per la prima volta, perché io non l'ho mai visto, il gameplay di The Games Den TV. Come al solito, come per tutti i video dove mi baso su video di altri creator, vi lascio qua sotto il link del video originale per dare i crediti a questa persona. Sono costretto a prendere le clip degli altri perché non avendo io il gioco in anteprima non posso appunto realizzarne di mie. Ma cerco di portarvi comunque più video possibili e di conseguenza prendo le clip degli altri, visto che altrimenti in Italia probabilmente non arriverebbero neanche. Un altro di voi mi ha segnalato che Falconero ha pubblicato un video di MotoGP, credo il primo in lingua italiana. A dir la verità, io neanche lo seguo come youtuber, nel senso che so chi è, ma non sono iscritto al suo canale, quindi me l'ha solamente segnalato questa persona. Non sono più, come dissi qualche video fa, l'unico che portava MotoGP 23 in Italia, però rimango comunque quello che per il momento lo ha portato di più, o comunque che lo ha portato prima. Non è che me ne voglia vantare, per carità, però insomma, giusto per puntualizzare quello che avevo detto negli scorsi video. E detto questo, siamo pronti per andare a vedere il gameplay di cui vi ho parlato prima, ma prima di cominciare con il video io vi invito a iscrivervi al canale per supportarmi, per aiutarmi, per in generale darmi una mano, perché l'iscrizione è il supporto più grande che potete darmi. Quindi davvero ragazzi, se volete rimanere aggiornati con MotoGP 23, se volete godervi la serie quando la comincerò, ovvero quando uscirà il gioco, e poi se volete anche continuare a vedere tutti i video di MotoGP 22, vi invito a iscrivervi. A voi non costa niente, per me è un aiuto incredibile. Detto questo, andiamo direttamente a vedere il gameplay. Ci siamo ragazzi, per il momento faccio partire il video ma senza l'audio, in maniera tale appunto da non disturbare troppo. Ribadisco, questo è il canale della persona alla quale sto prendendo il video, che qua sta facendo appunto partire il gameplay. Tra l'altro noto che un pochino frame lag, non credo che dipenda da me, però metto la qualità grafica al massimo. Credo che essendo solamente il gioco una demo, appunto, laghi per questo. Ora, io non ho la più pallida idea di quando arriverà la bandiera rossa, di conseguenza, appunto, non so dirvi quando potrebbe esserci, ma che circuito è Estoril? Scusate un attimo. È Estoril questo, mi sa? Boh, non lo so, mi pare Estoril. Vabbè, fatto sta che so che ci sono anche circuiti storici, perché questa persona ha già fatto vari gameplay anche in tracciati tipo Indianapolis, eccetera. E quindi appunto non abbiamo troppi dubbi su questo. Questo è l'ennesimo gameplay di MotoGP 23. Ormai ce ne sono tantissimi ragazzi, perché il gioco appunto è stato già quasi mezzo rilasciato per queste persone, anche se ovviamente ancora, ribadisco, sono versioni di prova. Comunque tanti lo hanno. Probabilmente Milestone ha fatto questa mossa un pochino per sopperire al fatto che il gioco non esce più ad aprile, ma lo ha dato in mano a qualcuno per fargli capire: ecco, il gioco c'è, è questo, quindi voi intanto preordinatelo. E niente, tutto qua giusto per dire. Adesso io non so cosa e quando succederà, quindi direi che possiamo semplicemente andare avanti fino a quando non succederà qualcosa. Non lo so, io nel dubbio vi velocizzo tutto. Ci siamo ragazzi, ci siamo. Sesto giro di 7. Lui comanda con parecchio vantaggio. Qui va largo, ma red flag. Session interrupted. Return to the pit, race ended. Che vuol dire bandiera rossa, sessione finita. Torna al pit perché la gara appunto è finita. Così a caso, non sappiamo a dire la verità perché non ci viene mostrato, non si capisce bene. Viene detto solamente Return to the Pit, Race Ended. E tra l'altro, se vedete, la classifica che c'è attualmente, ovvero Bagnaia, Rins, Binder, Fernandez, non è rispettata a fine gara, perché qua finisce con Bagnaia, Fernandez, Rins, Binder, Di Giannantonio, quindi altri propri piloti. Quindi probabilmente i risultati della bandiera rossa sono come nella realtà, non quelli dell'istante proprio della bandiera rossa, ma credo del giro prima, mi pare. Tutto qua, ragazzi, a dir la verità, non c'è parecchio altro da dire. C'è stata una bandiera rossa, sappiamo dell'inserimento delle bandiere rosse, però non sappiamo bene il perché. Cioè, noi sappiamo che c'è stata questa bandiera rossa, anche se non so bene quale sia il motivo dietro a questa bandiera rossa, ecco. Possiamo però ovviamente immaginare che magari ci sia stato un incidente o un qualche problema tecnico dell'IA, anche se ultimamente non ne ho visto nessuno. Quindi magari potrebbe anche essere stata inserita la possibilità per l'IA di rompere la moto. Penso
penso più a un grande incidente, quindi quegli incidenti dovuti spesso e volentieri da bug che magari c'erano nel 22. Mi ricordo ancora una gara della carriera in Moto3 a Portimao, era tipo il secondo o terzo episodio, quindi potete anche, se volete, andarvelo a recuperare. Erano caduti tipo in 6-7 in un'unica curva. Magari se questa roba succedesse su MotoGP 23 potremmo assistere a una red flag. Questo, ragazzi, era ciò che avevo da dire sulla red flag. Abbiamo visto il gameplay, purtroppo non ci è stato mostrato tanto altro. Fatemi sapere se ci sono ulteriori gameplay di red flag dove magari si vede anche un pochino meglio la dinamica che ha portato poi alla decisione, appunto, dell'esposizione della bandiera rossa. Questo è quello che posso fare, non avendo il gioco, ribadisco, posso solamente prendere le clip che trovo e farvele vedere. Sicuramente tra poco arriveranno altri creator italiani, perché se hanno dato il gioco a Falco Nero immagino che lo abbiano dato anche ad altre persone. Non per sminuire il suo lavoro, intendo che l'avranno dato a più creator, non solamente ad uno. Di conseguenza tra poco andremo ad avere ulteriori video anche in lingua italiana. Io probabilmente diventerò inutile, ma va bene, se vi va iscrivetevi ugualmente. Detto questo, ragazzi, direi che possiamo chiudere qua il video. Molto semplicemente, sappiamo ci sarà la red flag, i motivi, a dire la verità, non sappiamo quali potrebbero essere, ma credo simile alla realtà, ovvero grandi incidenti e forse qualche problema tecnico nel caso fossero stati implementati anche per l'IA. Detto questo, ragazzi, io vi ringrazio ancora per la visione di questo video, spero che vi sia piaciuto, spero che vi sia risultato utile. Se così fosse stato, vi invito a iscrivervi al canale per supportarmi, come insomma ho detto all'inizio del video. Detto questo, noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti!